Amici di Sportisili, buon pomeriggio! Oggi la nona giornata del campionato di Serie C2 ci affida lo scontro tra Palermo Futsal Club e Città di Marsala, una sfida inedita. Ci sarà il fischio del direttore di gara, inizia adesso con il primo pallone toccato dai rossonero con Chinnici verso Fiorentino. Fiorentino, le finte, vuole il destro, calcia! Subito in diagonale, la tocca scarpita! Ed è corner dopo un minuto, la prima occasione da gol è rosanero. Andrà ancora Franco, alza la palla per la Fiora, scarpita! Risponde presente, ma come si era coordinato, capita la Fiora qui. Palla alle spalle con Fiorentino che intercetta con l'addome, poi si ferma, va giù, ma tutto regolare, lo presti! E poi Calè risponde perfettamente in presa bassa, Fiorentino! Può avanzare il 14, Chinnici, c'è sempre tanto movimento all'interno dell'angolo del rettangolo di gioco, Chinnici, sulla linea aveva salvato, poi Franco non calcia, avanza con la punta, scarpita, la respinge, perché doveva sicuramente andare con il mancino, Chinnici intercetta, l'aggancia, scarica bene su Franco, sulla posizione, va al centro, poi apre Fiorentino, finta, va sul destro, calcia, scarpetta! Risponde perfettamente, poi si riparte in contropiede con Piacentino che punta l'uomo, non salta però Chinnici, un muro qui il 10, Chinnici avanza con la punta, scarpita ancora, super, le sta prendendo tutte, è un po' la statistica della peggiore in difesa, oggi però non si sta vedendo. C'è Fiorentino, vuole gestire la palla mister Gentile, c'è Sujon nel largo, ma si preferisce appoggiarsi sul mancino di Chinnici, poi Fiorentino apre, Sujon! Taglia benissimo la porta e fa 1-0, lo sfrutta meravigliosamente qui il Palermo Futsal Club, la superiorità numerica, Sujon fa finta di passare il pallone in mezzo, invece calcia alle spalle di Scarpita e fa 1-0. Si appoggia da Fiorentino. Vuole girarsi, ma sbaglia tutto, Piacentino, palla sul secondo palo, e Accardino sbaglia, fa 1-1, pareggio Città di Marsala. Pisani, palla in cosa sulla suola, allarga il gioco da Franco, poi taglia lui il campo, va sul fondo, 1-2, geniale, Franco! E non trova la porta, ma che palla di Pisani qui. In gol, oggi tanta difficoltà, Fiorentino, finta contro finta, salta l'uomo, Fiorentino, secondo palo, Franco fa 2-1 e poi indica qualcuno dalla panchina, LDS Fabio D'Alessandria, ma anche Lollo Lopez e mister Gentile, 2-1, grande palla di Fiorentino. Pisani, palla imbucata, Franco la difende molto bene, Franco in mezzo a due, passa ancora Franco, mette dentro Scarpita, poi Fiorentino, con rabbia, con la punta, come vuole, 3-1. Pisani ancora una volta, utilizza in fase difensiva, Franco si riparte, 3 contro 1, Franco apparecchia, Pisani, è tornato il gol, Antonio Pisani risulta con il suo pubblico, fa 4-1. Qui regala però il possesso, poi cerca di riconquistarlo ma sbaglia, lo presti, Falco guarda la porta, calcia, Calì respinge, poi Chinnici la tiene anche lì, Fiorentino di prima, poi lo presti, Falco scherza un po' il Palermo, adesso va davanti con Rodano che si divora diversi tempi di gioco, lo presti da fuori, deviazione, 4-2. Su Fiorentino c'è lungolinea Pisani, adesso sceglie il centro, lo sceglie, Fiorentino, scarpita ancora, che parata, pronto. Poi Rodano per Accardi, quasi dal nulla, sul secondo palo, sbuca al minuto 50 e fa 4-3, partita aperta più che mai. Fiorentino il dribbling, salta l'uomo subito, Fiorentino, apparecchia, nicchia! Nicchia ancora, 5-3, è durato pochissimo questo gol del Città di Marsala, ma che giocata ancora, guarda caso, ormai lo diciamo sempre, Emanuele Fiorentino. Continua Piacentino, è veloce, salta pure Fiorentino sulla velocità, Piacentino palla sul secondo palo, lo presi, la tiene lì e con la punta fa 5-4 per Lopez, Gennaro la tiene lì, palla buona per Fiorentino e va fuori, l'aveva anche calciata bene qui con la punta, cerca uno spiraglio ma siamo già oltre al minuto e 30 dato e infatti va bene così perché finisce qui la partita 5-4, una sofferenza gigantesca per il Palermo Futsal Club che però esce dal campo del Tocha con i 3 punti.